con Marco Zamparella della Maltindia alla partenza da Greve in Chianti. Marco, si arriva in Toscana, quindi immagino sarete motivati quest'oggi. Sì, certo, oggi è una corsa all'arrivo a 10 km da casa mia, poi sinceramente è un percorso tutto ondulato che non ha salite impossibili, però che sicuramente metterà in difficoltà i velocisti puri. Ci proviamo, un percorso in missa 10 e poi, come hai già detto, arriviamo in casa. Ecco, voi in queste prime tappe avete trovato un po' di difficoltà, voi della Maltinti, ma quest'oggi magari ci si può far vedere, poi anche tu hai questa maglia nera virtuale da difendere. Sì, la maglia nera è nata dalla prima tappa un po' come scherzo, perché eravamo arrivati un po' alla sprovvista a questo giro, soprattutto io che ero venuto da un periodo di fermo, l'ho saputo all'ultimo. Però giorno dopo giorno sto crescendo e la tappa di Gaglioli con lo Sterrato, sinceramente eravamo rimasti un gruppetto davanti, c'ero anch'io, una trentina di corridori, stavo bene, però ho forato e involontariamente ho mantenuto ancora la leadership della maglia nera e vediamo oggi se qualcuno riuscirà a togliermela, dai. Ecco, poi quest'oggi è una tappa un po' insidiosa, per i primi della classifica ci sarà la possibilità di tentare qualche imboscata? Secondo me gli uomini di classifica rimarranno tutti insieme, però conoscendo gli ultimi 20 km, se qualcuno ha una gran gamba può alimentare qualcosa sullo strappo di Leccio all'aria. Ok, grazie. Ciao.